Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Voltadvance GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Ultimo aggiornamento, 16 settembre 2022. Cos'è Voltadvance? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Voltadvance durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Voltadvance? Voltadvance è un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Voltadvance può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Voltadvance 25 mg 10 compresse rivestite con film, Voltadvance 25 mg 20 compresse rivestite con film, Voltadvance 25 mg polvere per soluzione orale 20 bustine. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL, ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, classe C, principio attivo diclofenac sodico, gruppo terapeutico analgesici FANS, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni dolori di varia natura quali, ad esempio, dolori alle articolazioni, lombaggini, dolori muscolari, mal di testa e di denti, dolori mestruali. Posologia adulti e adolescenti sopra i 14 anni. 1, 3 compresse rivestite o bustine di polvere per soluzione orale al giorno, ai pasti, anche due in unica somministrazione. La dose massima giornaliera è di 75 mg. Non superare le dosi consigliate. In particolare i pazienti anziani devono attenersi ai dosaggi minimi sopraindicati. Le compresse rivestite vanno deglutite intere, con acqua o d'altro liquido. Le bustine di polvere vanno sciolte in un bicchiere di acqua prima dell'assunzione. Si consiglia l'assunzione del prodotto preferibilmente a stomaco pieno. Non superare i 3 giorni di trattamento. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali: insufficienza renale. Voltadvance è controindicato in pazienti con grave insufficienza renale, vedere paragrafo 4.3. Si raccomanda cautela nella somministrazione di Voltadvance in pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza epatica. Voltadvance è controindicato in pazienti con grave insufficienza epatica, vedere paragrafo 4.3. Si raccomanda cautela nella somministrazione di Voltadvance in pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con FANS o storia di emorragia barra ulcera peptica ricorrente, due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4.6. Grave insufficienza epatica o grave insufficienza renale, vedere paragrafo 4.4. Come altri antinfiammatori non steroidei, FANS, diclofenac è anche controindicato in pazienti nei quali si sono verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri FANS, attacchi asmatici, orticaria, angioedema o riniti acute, reazioni anafilattiche o anafilattoidi, vedere paragrafo 4.4. Il prodotto non deve essere usato in caso di alterazioni dell'emopoiesi. In caso di terapia diuretica intensiva. Il prodotto non deve essere assunto in caso di feci scure o contenenti sangue. Insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IIV-delnia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e barra o vasculopatia cerebrale. Voltadvance non deve essere somministrato ai bambini di età inferiore a 14 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego dopo 2-3 giorni di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.
Informazioni generali: gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione prima di utilizzare il prodotto. Qualora si stessero assumendo altri farmaci, è consigliabile informare il medico, in quanto può essere necessario modificare il dosaggio o interrompere il trattamento. Le seguenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Voltadvance insieme ad altri farmaci come Comadin, Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Voltadvance durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Voltadvance durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: l'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e / o lo sviluppo embrio / fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti nei quali si fossero verificati disturbi della visione, capogiri, vertigini, sonnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac devono astenersi dal guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati, tabella 1, sono elencati di seguito per organo, apparato / sistema e per frequenza medra. Le frequenze sono definite come molto comune e un decimo, comune e un centesimo o un decimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. Non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac. Il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito, emorragia gastrointestinale, diarrea, capogiri, tinnito o convulsioni. Nel caso di avvelenamento significativo, sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici. Misure terapeutiche. Il trattamento dell'avvelenamento acuto da FANS, incluso diclofenac, consiste essenzialmente in misure di supporto e trattamento sintomatico. In caso di complicazioni come ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria, devono essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico. Terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non sono probabilmente di aiuto nell'eliminare i FANS, incluso diclofenac, a causa del loro elevato legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Ulteriori modalità di trattamento devono tenere in considerazione le indicazioni cliniche o la raccomandazione del centro antiveleni, dove disponibile. Proprietà farmacodinamiche. Voltadvance contiene, quale principio attivo, il sale sodico di diclofenac, molecola non steroidea con spiccate caratteristiche analgesiche, antinfiammatorie ed antipiretiche. L'inibizione della biosintesi delle prostaglandine, dimostrata sperimentalmente, riveste un ruolo. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento di diclofenac viene assorbito rapidamente e completamente dalle compresse rivestite e dalla polvere di diclofenac sodico. Dopo somministrazione orale di Voltadvance, il picco dei livelli serici, Cmax, di diclofenac è, dati preclinici di sicurezza e dati preclinici degli studi di tossicità acuta e a dose ripetuta, nonché quelli di studi di genotossicità, mutagenesi e carcinogenesi con diclofenac, non hanno mostrato alcun rischio specifico per elenco degli eccipienti compresse rivestite con film. Potassio bicarbonato. Mannitolo. Sodio lauril solfato. Crospovidone. Magnesio stearato. Glicerol di benato. Cliaropadri, ipromellosa. Macrogol. Polvere per soluzione orale. Potassio bicarbonato. Mannitolo. Acesulfame potassico. Glicerol di benato. Aroma. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Voltadvance a base di diclofenac sodico sono Flector dolore, Flectorgo, Itamifast. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.